Oracle. Sarò lì con te a combattere al tuo fianco. 5. 4. Basta. 3. 2. 1. Facciamola finita. Ma dai, anche le spalle. Ma l'ha preso. Akin avviato. Confermo, colpi multipli, passo. Carro sotto controllo. Dovresti dare una mano, però, cara. Batman ha liquidato un drone. Che cazzo di elicotteri, madonna. Quanto rompono. Bersaglio scelto. Inizio l'intrusione. Mancano 9, dai! Avvio protocollo di override. Drone distrutto. Ok, 3. Merda. Cos'è quel robo là? Un lanciarazzi, eh. Ok, manca uno, vai a cagare, dove cazzo sei? Ma dov'è? Qua. Vai, vai a fanculo, dai. Boh. Oh, ragazzi. Non resta niente, fatto. Signore. Niente. Hai fatto la tua parte. È andata. Adesso tocca a Batman. Droni distrutti. È fatta. No, aspetta. Sembrava Batman troppo bello. Crane ha fatto sbarcare delle truppe sul tetto. Stanno cercando di superare il blocco. Che palle, Crane. Sul tetto. Posso eliminare quei bastardi. Tu preparali per me. Va bene. Hai sentito? Non combattono più. Ma che diavolo fai? Facci entrare. Sto provando. Pianino, eh. Saltare quei cardini. Ti serve l'ascensore intatto. Riesci a entrare o no? Ci penso io indietro. Cosa stanno facendo? La milizia attacca il commissariato. Devo fermarli. Allora, vediamo se c'è qualcuno armato. Vedremo che farà Batman quando libereremo i... Bla bla bla, sì. E niente, dobbiamo menare anche questi, vaffanculo. Abbiamo preso proprio quello col mattone, bene. Mamma mia. Fai la madonna. Capo assistito c'era? Ah, con Oracle. Ottimo. Porca puttana il male come ha fatto. No, dai, ma usa la mazza, porca troia.
sono questi ninjetti di merda che fanno venire la palla. Via via, scappa. Ok, al recinto, mi avvicino. Venite qua. Dai. Boh. Tubi. Dammela. Figa, quanto rompono le palle sti ninja. Basta slow motion con me. Non mi rilascia più. Basta schivare colpi, muori e stai calmo. Boh. Ma non ci credo, è un continuo, è un continuo. Siamo invincibili, Batman! Stavolta non hai scappo! Bla bla. Vanno scudi, lame, hanno tutto questi. Madonna, che cazzo gli fa? Naturalmente non muoiono mai, eh. Non muore mai nessuno qua, perché Batman non si... Però mi state veramente venendo su per una gamba, cioè basta. Non tirare i cadaveri della gente, ma... Ma dai. Dai, basta, madonna, voglia. Dobbiamo usare un altro di Oracle, avviciniamoci. Questa. Così. Ce le mette a disposizione, usiamole. Ok. Naturalmente non ne abbiamo più. Però questi li possiamo menare con tranquillità. Boh. Non aver paura. Un trofeo. No, non finisce più sto gioco, però ragazzi. E io con loro. Cos'è? Ah, ok, grazie, pensavo che anche Cash fosse fottuto di testa. Oddio. Che cosa c'è? Crane deve essere agli studi cinematografici. Sono entrati usando la voce di mio padre. Accedi alla videosorveglianza. Ho provato. E Robin non mi risponde. Era là dentro, giusto? Sì, in carcere. Niente paura, Oracle. Sto andando. In una cella. Porca troia. Speriamo bene per il povero Tim che non l'abbiano stuprato da dietro. Andiamo a salvare il culo al povero Robin, come al solito. Apri. Poverino. Succedono di tutte. Sono successe. I miei Robin, a parte Nightwing, che è diventato un supereroe dei poveri, Blue Heaven, che cacchio è. Tutti gli altri sono un po' sfigatelli, va bene. Quello che mi ha fatto rimanere un po' stranito è il fatto che Cavaliere di Arkham, tutta la campagna che rompe i coglioni, fa il divo, fa il buono, alla fine era Jason Todd, si è preso su e andato. Possibile? Possibile che non lo rivediamo più? Prima del finale, cazzo, lo spaventapassero si è beccato Timmy. Tim. Ai ai ai. La fine di un altro ragazzo meraviglia per mano di un super criminale. La storia si ripete, signori. Se non consolarti, non sarebbe mai stato all'altezza del mio incredibile lavoro su Jason. Lo spaventapasseri lo imbottirà di gas allucinogeno e poi gli taglierà la gola. Ma non è vero, dai. Oh, Harley, te l'hai lasciato qua? Restiamo solo io e te, ragazzone. Il vero dinamico. Guardiamoci un po' le bombe di Harley, che non fanno mai male, però. Asciugati gli occhi. Oh, sì. Insomma, molleggiano. Ogni volta che qualcuno si mette tra noi, o muore, o resta invalido, o lo riprogrammano per ucciderlo. Ci sono ancora i cadaveri. Impara la lezione, vecchio mio. Anche se non la pensiamo allo stesso modo, io e te siamo fatti l'uno per l'altro. Ha registrato? No, sono quelle di Harry. Attuale direttore della McCallum Academy. Pensavo magari mi avesse potuto lasciare un messaggino. Cerchi qualcuno.
commissario era così ansioso di tradirti prima, quando era in gioco la vita di sua figlia. E ora ho il tuo Robin, l'uccellino in gabbia. Affascinante come le tue paure ti abbiano fatto imprigionare proprio il tuo alleato più stretto. Ora quelle stesse paure ti obbligheranno a fare come ti dico. C'è un magazzino laggiù a Kingston. Vacci da solo. Con chi vado? Preparati a togliere la maschera. I tuoi amici moriranno. Va bene. Tutto questo per sapere chi cacchio sono. Va bene, va bene. Andiamo a Kingston. Alfred, mi consegnerò allo spaventapasseri. È l'unico modo che ho per salvare Robin e Jim. Ci rifletta attentamente, sir. Potrebbe trattarsi di una decisione senza ritorno. Rinuncia al cappuccio, Batti? Bravissimo! Salva i tuoi amici e io mi farò un altro tiro di tossina. Aspetta! E se faccia di Utah t'uccide dopo che si è divertito? No, ho cambiato idea. Possiamo restare. Prendersi cura degli amici è sopravvalutato, soprattutto per i tuoi. Li lasci soli per 5 minuti e si fanno rapire da qualcuno. Vai a cagarlo. Stavolta mi sa che siamo veramente alla fine. Vabbè che... adesso salterà fuori un altro nemico. Hai chiuso Tim in cella? Non era al sicuro. Perché? Ora lo è. Morirebbe per te, Bruce. Come tutti noi. Ma tu l'hai lasciato senza difese. Senza dargli neanche una scelta. Mi spiace, Bruce, ma devi andare a salvarlo. A ogni costo. È il momento di decidere, Batman. Può segnarsi a Crane e farci ammazzare entrambi? Oppure portare in azione in questa città un nuovo dinamico duo? Ma no, cazzo, non posso mica... lasciar comandare il Joker, porco cane. Allora, io ancora... a parte che... ho ancora qualche torre. Qualche disarmo. Vabbè, i pompieri da trovare. Questi che rompono troppo le palle, perché alcuni sono inattaccabili, va bene. Vabbè, gli enigmi sono cacchi miei. Non lo so, signori. Tanto, Alfred, in teoria... consegnerò allo spaventapasseri. L'unico sì, vabbè, l'hai già detto. In teoria li posso fare anche una volta completato il gioco. Di una decisione senza ritorno. Dai, andiamo e amen. È il momento di farla finita. Vado in macchina. Io la chiamo, non si sa mai. La bianchina, è arrivata la bianchina. Ma perché? Perché non l'han colorata? Sotto? È qua sotto. Boh. Scendiamo le scale con nonchalance. Non riesco a resistere, sì. No, non far queste cose. Intanto che sono qui. Oddio! Cosa fai, robottino? Porco cane, appena mi ha visto mi voleva stuprare male. Cosa fai? Perché giochi con i pezzi? Mi ha inculato la scheda di memoria. No, dai, abbiamo la voce di Enigma adesso. Questo. Oddio! Ah, possiamo... oh, forse ho capito. Con colui l'abbiamo riattivato, adesso lo spacchiamo qua. Vieni, vieni, vieni qui. Vieni! No, no, scusami, ma no, porco cane. Ma è fatto di cartapesta quel robottino lì. Dai, attaccati. Vieni, dai. Boh. Lo spacchiamo così. Non so perché sto perdendo tempo a fare queste cose di linguista, che ogni tanto mi viene l'arraglio. Spegniamo.
Perfetto. Riattiviamolo. E poi gli diciamo di... Non posso dare ordini senza prima scegliere un bersaglio. Quanto sei mongolo, robottino? Ce l'abbiamo fatta. Ci è rimasto male, eh? Merda di Enigma. Ti adodo Enigma, questo. Basta! Non volare via. No, perché ci sono dei miliziani ancora che girano con le jeep? Perché? Perché? Dove va poi? Sparita. Questa deve essere l'entrata. Prima devo rendere sicura l'area. Questa è l'entrata. Joker. Appena entrati nel palazzo, signori miei, ci accorgiamo che l'unica cosa possibile è adeguarci alla trappola di Crane. Depositiamo le nostre armi, il cinturone e tutti i nostri gadget ed entriamo in un container di un camion pieno di tossina. Ci porterà chissà dove. Nel viaggio la nostra mente è molto molto debole. I ricordi che affiorano sono prima di tutto per i nostri genitori. Una scena bella, molto evocativa, peccato che l'abbiamo già vista in Arkham City, quindi qua insomma è un po' meno d'effetto, però sempre valida. Dopodiché si trasforma in Matrix Revolution con Neo contro gli agenti Smith, diciamo così, e capiamo che il Joker ormai sta avendo il sopravvento della nostra povera mente. Il camion continua a viaggiare e capiamo qual è la nostra destinazione, l'Arkham Asylum, signori, dove tutto ebbe inizio. Crane è lì che se la gode come un matto, convinto di aver già trionfato. Ha in ostaggio il povero Tim e il nostro Gordon. Noi siamo intrappolati e in cambio della vita di uno dei nostri amici, o anche di entrambi, ci chiede di toglierci la maschera. Batman è fiducioso come sempre, dice che non c'è nessun problema e si fa togliere il cappuccio da Gordon. Tutto il mondo sa che Batman è Bruce Wayne. Crane si sorprende, non se l'aspettava, ma subito dopo ci inietta altra tossina. Ci vediamo al finale, signori.